Kishora Kishori. Kishora è l'età che va fino ai 9 anni, quindi sono due ragazzini. Allora c'è Krishna e Radharani è seduta sulle ginocchia di Krishna e stanno parlando delle loro cose, così, giocando. Ci sono tutte le pastorelle intorno. Allora arriva un calabrone, no? Che si chiama, visto che al calabrone piace il nettare, in sanscrito, madhu. Madhu significa dolce, dolcezza, miele, perché i calabroni, io ce ne ho tanti a casa, quando c'è il glicine fiorito, ci sono migliaia di calabroni che ronzano, quelli belli neri, lucidi, no? E sono lì come le api, ancora più delle api che gustano il nettare dei fiori. Allora un calabrone si avvicina e Madhu Mangala, che è un pastorello, è quello che fa sempre gli scherzi, no? C'è sempre il pastorello scherzoso, no? Prende un bastone e scaccia il calabrone e dice: Madhu se n'è andato, perché l'ha scacciato. Radharani è seduta sulle ginocchia di Krishna. Quando sente Madhu se n'è andato, lei sprofonda nel sentimento di separazione. Pensate, sulle ginocchia di Krishna, che parla con Krishna, però ha sentito Madhu, che è un altro nome di Krishna, Madhusudan, se n'è andato, lei va in separazione. Capite? Pensate quanto è forte la sua separazione. Krishna organizza sempre queste cose. Perché? Perché lui è Dio e ha realizzato che quando le gopi sono in separazione sono realmente con lui. Cioè la loro attenzione è completamente concentrata in lui. Allora perché il signor Chaitanya, che ci vuole molto bene, è venuto a insegnarci la separazione? Vipralamba. Perché se noi sperimenteremo la separazione, andava a piedi da Lodi a Milano per incontrare la bella Gigogì, non possiamo più farne a meno e sarà chiuso nel nostro cuore, non sarà solo esterno nella pratica, capite? Sarà prigioniero del nostro cuore e dopo lo canteremo Mama Mana Mandir. Resta sempre nel tempio del mio cuore, sia di giorno che di notte, dice Bhaktivinoda. Mama mana mandire, mana mandire. Mandir è il tempio, mana, della mia coscienza, del mio cuore. Capito? Con il sentimento della separazione. Quindi la separazione è superiore all'unione, perché nell'unione, lì l'ha dimostrato Radharani, possiamo essere disturbati. Nella separazione non sei disturbato da nulla. Ricordatevi la vostra adolescenza, la prima cotta tremenda che avete preso. Non c'era niente che vi spostava dal pensare verso colui o colei che avevate la cotta. C'ho ragione o no? Penso che tutti più o meno l'hanno passata questa. Quando eravate insieme a lei o a lui, e invece c'erano tante storie, e questa, la gelosia, e quelli, e non mi è perché sei, invece quando sei lontano, capite? È una cosa reale che possiamo sperimentare anche in questo mondo. Però se non c'è prima l'unione, non ci può essere la separazione. Allora dobbiamo spostare la nostra attenzione dalle cose di questo mondo alle cose del divino, perché ve l'ho detto io per primo, se perdo i soldi ci sto mesi a pensare mamma mia, ma perché devo dare 80 euro ai vigili urbani di Terni? Ma perché? Ma con 80 euro cosa ci faccio? Allora comincio a pensare, ci compro questo, ci compro con 80 euro, ci faccio la spesa, capite? Oppure compro questo, ma perché? Capite? E invece penso a Krishna, Krishna c'è, è Dio, i devoti ci sono. Quindi c'è più nel mio cuore, sono colpevole, sono più attaccato ai soldi che al Signore. Però ci sto provando, ed è per quello che studio queste canzoni, ci sto provando. Capite? Così. Prabhupada dice: volete un misurino per il vostro stato? Kama Loba.
Kama è? Buone. Desiderio. E lobe è l'avidità. Cioè in base al desiderio sensoriale, lussurioso che abbiamo e all'avidità che abbiamo, meno ne abbiamo, più abbiamo Krishna. Più ne abbiamo, meno abbiamo Krishna. Perché kama e lobe è rivolta verso il mondo materiale, i soldi, la posizione, le leopadi, sarvupadi, venire lontano. Va bene, allora, anche questa canzone di Govinda Das, Govinda Das non ha fatto molte canzoni, però in questa canzone qui è veramente ha trovato la perfezione, ha manifestato completamente la visione dell'anima in questo mondo, no? L'itinerario a Dio, no? È coinvolto completamente nelle cose di questo mondo e gli dice: ma guarda che le cose di questo mondo sono come una goccia d'acqua che cade sul petalo del loto. Il loto l'avete visto, anche la ninfea, no? È fatta in modo che l'acqua scivola via, no? È molto liscia, no? Ci cade, non viene neanche impregnata. No? Allora, le cose in questo mondo, adesso siamo qui, abbiamo una famiglia, abbiamo dei figli, ma se io vi dicessi fra 1000 anni, 1000 sono già tante, però per il confronto al tempo cosmico non sono niente, fra 1 milione di anni, ma chi si ricorda di Via De Filis? Ci sarà ancora Via De Filis? Sarà 1 miliardo di anni? Però adesso se si rompe qualcosa qui o crolla qualcosa qui ci dispiaciamo, perché abbiamo un attaccamento in base, questo attaccamento è in base alla relazione che noi abbiamo con le cose. Ve l'ho detto, noi abbiamo sentito di questi ragazzi che sono morti in Norvegia, ci dispiace ma non soffriamo, perché non abbiamo relazione con loro. Se fossero nostro fratello, sorella, padre, madre, soffriremmo terribilmente. Però noi sappiamo, d'altra parte, che siamo tutti figli dello stesso padre, quindi tutti fratelli. Allora, come fare a soffrire? Questa è la compassione, è una cosa che in questa puntata non possiamo toccare perché è molto ampia. No? La compassione. Questa è la prima vera qualità, doia, del puro devoto. La sua compassione reale, non è dispiacere, è reale. Srila Prabhupada da 70 anni è venuto qui in un accidente per salvarci, non aveva piani personali. È una cosa molto al di là delle nostre capacità di comprensione. La compassione è qualcosa di inconcepibile fino a quando non si arriva al reale amore. Solo quando c'è amore c'è compassione. Come vi ho detto, solo quando c'è incontro c'è questa separazione, solo quando c'è amore c'è compassione. Senza amore non ci può essere compassione. Noi sentiamo dispiacere, oppure lo facciamo perché qualcuno ci dice che è buono di farlo, ma poi ci dimentichiamo. Capite? Ma invece un'anima compassionevole soffre, jivadoya, soffre per la sofferenza delle anime in questo mondo. E quindi tutta la sua energia la mette per alleviare questa sofferenza. Quella è la compassione. Bhajamore Yeah.